ringrazio. Questo è uno dei tanti emendamenti che abbiamo portato in commissione e che sono il frutto di una collaborazione anche con i sindacati. Appunto perché ho sentito parlare molto i colleghi di collaborazione tra istituzioni, di collaborazione tra forze politiche che hanno anche punti di vista diversi quando lo scopo da raggiungere mi sento quando lo scopo io. Ora non più. Ora non la sentiamo. Mi sente? Sì, male. Ok, ovviamente io vorrei rimarcare che questo emendamento è stato mandato a tutti i gruppi per farlo sottoscrivere da tutti e volevo ringraziare il collega Fassina che è stato l'unico ad andare al segretariato a sottoscriverli tutti quanti. Però non hanno sottoscritto questi, ma hanno preso il contenuto e ne hanno formulato degli altri quasi identici. Quindi, sinceramente, non so quanto possa essere valido questo discorso della collaborazione, anche se io sono sempre aperta a tutte le collaborazioni, lo sapete. Questo è un emendamento molto importante perché lo leggo così vi rendete conto. Chiede di aggiungere il testo, di predisporre che il primo aggiornamento del piano sia effettuato e sottoposto alla Giunta Capitolina entro il 31-12-2020. Previo confronto con le parti sociali e contenga l'aggiornamento dei dati e della normativa almeno al 31-12-2019. Quindi è il tanto paventato aggiornamento di cui si parlava. Un report degli obiettivi fissati e delle azioni intraprese per l'annualità corrente, anche in seguito all'emergenza sanitaria e sociale determinata a seguito della pandemia da Covid-19. L'eventuale aggiornamento degli obiettivi previsti per l'annualità seguente in virtù di rilevanti possibili mutamenti del contesto sociale, anche in considerazione delle risorse economiche in bilancio. Ecco, per noi è un emendamento molto importante. E io preannuncio che non farò dichiarazione di voto e lo voteremo favorevolmente. Grazie, Presidente.